pizza al mercato, sequestrato pesce avariato. Tamponamento tra due veicoli, traffico in tilt. Molestò una bambina, torna in carcere un pregiudicato. Loculi terminati, interviene Cardiello. Sversamenti nella Piana del Sele, sigilli a 4 aziende. Seminario sul cyberbullismo, incontro dibattito a Battipaglia. San Vito Positano e Bolitana 1-0, riprendono gli allenamenti per i bianco-azzurri. Cicerale Rayon 4-1, il mister ci risolleveremo. Crash Eboli, sconfitta dal Correggio. Blitz del servizio veterinario di Eboli al mercatino di Santa Maria, sequestrati e distrutti circa 100 kg di pesce avariato. Il controllo è solo il primo di una lunga serie. I prodotti ittici, si legge in una nota, erano in un evidente stato di cattiva conservazione. Ne svolgeremo altri nei giorni della settimana e ovviamente nel weekend. Il pesce controllato era di varie tipologie per un totale di circa 89 kg. All'operazione ha preso parte anche una pattuglia della Polizia Municipale di Eboli. I venditori dei prodotti ittici sono stati sanzionati e dovranno anche difendersi dalle accuse contestate dal servizio veterinario e dai caschi bianchi. I controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni per difendere i consumatori. Il maltempo e due vetture che si sono tamponate. I soliti ingredienti hanno creato un forte rallentamento della circolazione veicolare questa mattina sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un'auto e un furgone si sono toccati all'altezza dello svincolo di Baronissi in direzione Fisciano. Nessun danno alle persone, ma subito il caos automobilistico. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per le verifiche per aiutare lo snellimento delle code di veicoli. È stato arrestato dai carabinieri di Battipaglia Salvatore Cardone, 46enne, pregiudicato di Monte Corvino Rovella. L'uomo era stato affidato in prova ai servizi sociali del comune di Monte Corvino dopo la condanna per aver consumato atti sessuali con una minorenne di appena 8 anni nel 2008, ma ha violato il provvedimento. È stato trasferito una seconda volta nel carcere di Forni. Loculi terminati, ma scoppia la questione ossaria al civico cimitero, interviene il consigliere di Forza Italia, Damiano Cardiello. Sono trascorsi giorni di preghiera per i propri defunti, ma è stato bello ritrovare i loculi della zona sud del cimitero finalmente completati. Dopo anni di battaglie possiamo dire di aver ridato dignità a queste famiglie, che avendo versato in anticipo i soldi nel 2005, hanno visto ultimati i lavori solo adesso. A seguito di questa notizia, scrive Cardiello, sono stato interpellato nuovamente da Liberi Cittadini per una vicenda simile che si protrae da 17 anni. Risale infatti al 1998 la prima delibera di giunta comunale con cui veniva approvata la graduatoria per la creazione di 200 ossari privati. Nel 2003 è stata fatta regolare richiesta da parte dei cittadini e è avvenuto pagamento del 50% del corrispettivo, in attesa della stipula del contratto che doveva avvenire dopo un anno. Regna un silenzio tombale sulla vicenda e chiederò con un'interrogazione comunale all'assessore preposto di porre fine a questa incresciosa vicenda. La Capitaneria di Porto di Salerno ha condotto un'importante operazione di polizia mirata alla repressione di illeciti ambientali e paesaggistici sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno. Il nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto di Salerno, infatti, ha condotto una complessa attività finalizzata ad ispezionare le aziende agricole e zootecniche site in prossimità dei fiumi Sele e Calore, nei territori compresi tra i comuni di Eboli, Capaccio e Albanella. L'attenzione dei militari della Guardia Costiera si è rivolta in particolare alla verifica della corretta gestione dei reflui e dei rifiuti che vengono prodotti dalle citate aziende e ciò anche tenuto conto delle loro vicinanze ai fiumi. All'esito dei controlli operati dalla Guardia Costiera di Salerno, ultimati dopo un'intensa e difficoltosa attività investigativa, sono state ispezionate ben 8 aziende dedite all'allevamento bufalino e ovino, numerosissimi gli illeciti ambientali e paesaggistici accertati, tant'è che sono stati denunciati i titolari di 6 allevamenti, 4 intere aziende sono state sottoposte a sequestro e sono state sottoposte a sequestro aree per complessivi 400 km quadrati.
Ottima iniziativa promossa da Stefania Greco, presidente dell'Associazione di Volontariato di Battipaglia Orizzonte Comune, che grazie alla partecipazione della dottoressa Patrizia Borriello, sostituto commissario di Battipaglia, degli agenti della Polizia Postale, assistente capo Ciro Grimaldi e dell'assistente Alfonso Giannattasio, hanno tenuto un corso sul cyberbullismo presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Battipaglia. L'evento, rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole di Battipaglia, ha inteso informare i partecipanti sui rischi che molto spesso, inconsapevolmente, i ragazzi corrono nell'uso poco prudente dei social network, evidenziando anche una diffusa impreparazione da parte dei genitori nel trattare il fenomeno. Sconfitta di misura per l'ebolitana di mister Salvatore Nastri contro il San Vito Positano, che mantiene il terzo posto, i biancoazzurri non riescono a rimontare al gol di Riso al 30° del primo tempo. La formazione di casa si chiude in difesa e tenta di ripartire in contropiede. Un solo tiro in porta in tutta la gara, quello decisivo. Invece gli uomini di Nastri cercano varie volte il pareggio, occasione d'oro ad inizio ripresa per Pepe, il cui tiro ravvicinato viene deviato in angolo. Alla mezz'ora ci prova Salese, che da buona posizione spara alto sulla traversa. Ora la formazione bianco-azzurra, fuori anche dalla Coppa Italia, riprenderà gli allenamenti per preparare la difficile gara contro il Città di Nocera, secondi in classifica, da affrontare però tra le mura amiche del Dirceo. La società chiama a raccolta il pubblico di Eboli per sostenere i loro beniamini. Ancora una sconfitta per le Lions di Mister Quaglia, battuto fuori casa ieri dal Cicerale per 4-1. Terza sconfitta per la squadra capaccese, con una posizione in classifica di soli 4 punti. Dopo la gara il commento del mister: ci risolleveremo presto, perché i valori di una squadra non si vedono da queste sconfitte e posizioni di classifica. Incassata un'altra sconfitta per la Cresce, in campo emiliano i ragazzi di Mister Gallotta arrivano con una formazione ridotta all'osso. Tra infortuni e casi di influenza, il team ebolitano ha affrontato il Correggio con una squadra decimata. Al fischio finale del direttore di gara il risultato si attesta su 17 reti a 2 in favore dei romagnoli. Partita sofferta e senza esclusione di colpi. Ma onoreremo il campionato e i colori della maglia fino alla fine, non demordiamo, confidiamo di avere quanto prima la possibilità di usufruire del Paladirseo per gli allenamenti. Testarci durante la settimana è fondamentale, la squadra è molto giovane e ancora più bisogno di trovare intesa e coesione, afferma il direttore tecnico Gallotta.